Salve cari amici, in questo video che ora sto preparando voglio illustrarvi il modo in cui svolgo la mia giornata, a prescindere dalla mia routine iniziale che io chiamo routine di apertura, e riguardo principalmente al mio lavoro, che viene effettuato in stile di smart working. Sono un lavoratore e anche uno studente. Nello studio mi dedico maggiormente alla prevenzione del computer attraverso l'associazione Maggiolina, e ringrazio Daniele Castelletti che mi ha illustrato alcuni video che io sto continuando a studiare, e io ho avuto questo, se lo potete trovare, Daniele Castelletti attraverso YouTube. L'associazione ha un prezzo, iscrivi a questa associazione, ha un prezzo irrisorio e costa meno di 5 euro al mese. È possibile vedere alcuni video di Daniele Castelletti senza avere una registrazione. Oltre a Daniele Castelletti, svolgo la mia routine legata al mio lavoro tramite contabilità, e per farlo utilizzo vari programmi, tra cui Excel, in cui praticamente sviluppo la mia partita doppia relativa ad attività, a passività, costi, ricavi, legato sia allo conto economico che allo stato patrimoniale. In parole povere dico praticamente le spese e le entrate, e quello che riguarda il patrimonio, cioè quello che va a toccare i conti economici, i conti finanziari, quindi tangibili. E io praticamente accanto a Excel e sviluppo la mia contabilità attraverso un programma gratuito che si chiama NewCash, che è regolarmente strutturato anche in lingua italiana. Sviluppo ho anche un software che è principalmente utilizzabile con Linux, ma potete trovarlo anche in Windows, e si chiama MK Money, scritto MK Money con la Y, per chi non capisce bene l'inglese. Oltre a quello io faccio studi legato alla storia, e io praticamente poi ringrazio un giovane che mi ha insegnato alcuni video, che si chiama Alessandro Barbero, e un altro giovane che mi ha insegnato altri video che si chiama Matteo Saudino. Faccio anche studi legati all'Access, e mentre per l'associazione Maggiolina, che non l'ho detto, mi occupo maggiormente di studi legati a Excel, a Word e all'utilizzo dello smartphone, oltre che all'utilizzo della nuvola, quindi di Google Photo. Io praticamente accanto a questo praticamente sto anche scrivendo la storia del mio passato, a cui dedico ogni sera un'ora, dove sono arrivato a terminare il 2008 e mi sto accingendo a scrivere il 2009, attraverso uno sviluppo di punti, perché la mia vita è stata parecchio tribolata, perché nella mia vita, soprattutto fino a quando mi sono spostato a Noailles nel 2017, è stata molto molto attiva e molto movimentata. E io oltre a scrivere la storia della vita, anche praticamente correggo le cose già scritte e le formato secondo quanto mi è stato insegnato da Daniele Castelletti nell'associazione Maggiolina. Oltre a questo, io ordino i CD, che comunque io alcuni CD li masterizzo, ma anche in base ai duplicati di CD che praticamente che ho, ma li uso per uso personale. Non intendo praticamente promuovere a scopo illegale, promuovermi alla vendita dei CD, anche perché peraltro nessuno è interessato. Accanto a questa qui, praticamente la mia vita viene, io
effettuo molti ordini di materiale di cancelleria attraverso internet, utilizzando principalmente il sito di Amazon, che penso che tutti conoscano, e il sito di eBay, che anche quello è molto conosciuto. Oltre a quanto vi ho svelato prima legato alla mia attività, io svolgo quotidianamente la mia pianificazione, così mi strutturo e mi do un timer delle mansioni che devo fare attraverso un dispositivo che si chiama Alexa, che è un piccolo robot che ricorda quando devono essere fatte le attività. Oltre a questo, io concludo la giornata prima di fare colazione, che faccio verso mattina perché io ho un orario di sonno prevalentemente antimeridiano e non notturno. Io nel corso di un'altra cosa che faccio è quella di caricare le foto sulla nuvola di Google e caricare i documenti nella nuvola di Google e modificare le foto. Scrivo infine le cose belle e le cose brutte della giornata trascorsa, così che posso avere un promemoria di quanto mi è successo in quel giorno, sia di lati positivi che di lati negativi. Purtroppo vorrei iniziare, ma la mia attività è già molto piena. Io mi piacerebbe anche comunque scrivere il diario, poi rimango parecchio tempo al telefono per svolgere le mansioni legate alle pratiche che devo fare e che contatto spesso l'associazione consumatori dove sono iscritto presso la Dicosom. E io praticamente svolto contatto spesso le banche, contatto studi legali dove faccio prevalentemente consulenze occasionali con un avvocato che voglio salutare, si chiama Manuele Compagno e lavora dolo. Accanto a tutto questo, praticamente nel tempo libero, io mi rinvio e vado praticamente a qualche sagra, a qualche manifestazione e mi diverto lì. Mi piace ballare molto la musica popolare, prevalentemente la pizzica, e a breve mi iscrivo in un gruppo di mestre che si chiama La Manfrina, e io voglio salutare l'Arenata, che è l'insegnante. Purtroppo il collega dell'Arenata ha avuto un decesso l'anno precedente, condoglianze, e io accanto a tutto questo svolgo attività legate anche a sviluppi di foto e a fotoritocchi, creazione di video, che svolgo principalmente nel tempo libero. Ed inoltre io contatto i miei amici, tra cui che sono quasi tutte persone non della mia zona, o comunque non hanno la mia mentalità. Non chiedetemi di che tipo sono per motivi di riservatezza, perché non voglio esprimermi. E ad ogni modo voglio salutare le mie amiche, tra cui Katherine, Selene, Evelyn, Sara, Asia, e alcuni miei amici come Ardit e anche un altro amico come Zair o Federico. Non pensate comunque nella vita non abbia mai lavorato. Ho svolto varie mansioni. Innanzitutto ho lavorato nel 2000 come personale ausiliario in una scuola materna di Giai di Gruaro, dove seguivo anche i bambini. Poi nel 2002 ho lavorato come novantista presso il Tribunale di Grazia e Giustizia di Venezia a San Marco, dove praticamente eseguivo l'attività di portinaio, dando informazioni alle persone, indirizzando le persone dei giudici, dando le informazioni,
alle persone rispondendo alle telefonate, ritirando il materiale che arrivava in reparto, eccetera, eccetera. Altre cose non le ricordo tra le principali, ma certo che ce n'erano anche di altre. Dopo praticamente la cosa più importante è stata che tra il 2003 e il 2008, anche grazie a un periodo in cui ho abitato a Portogruaro inizialmente tra il 1999 e il 2001 con mio papà, dopo ho ripreso la stessa cosa, la stessa abitazione tra il maggio del 2007 e l'agosto del 2008. In questo modo ho potuto, attraverso lui, siccome lui gestiva un'associazione di volontariato chiamata Essere Insieme, barra sezione di Mestere, aveva un gruppo sia a Mestere che a Portogruaro, potevo eseguire la contabilità per lui, scrivere lettere commerciali e preparare alcuni suoi database. Potevo inoltre, anche grazie al centro di servizio e volontariato, che praticamente, che ho potuto eseguire questo perché sono stato aiutato anche attraverso un corso professionale, un diploma, un piccolo diploma triennale che ho preso relativo a una qualifica conseguita nel 95 presso l'Istituto Luzzatti per addetto alla contabilità d'azienda. Purtroppo per vari motivi non sono riuscito, legati alla mia vita personale, non sono riuscito a diplomarmi in quella scuola, ma però certo che non erano motivi legati all'interesse che avevo per lo studio, né motivi legati all'economia in cui vivevo, perché sicuramente in casa mi avrebbero aiutato quantomeno a studiare. E nonostante la situazione in cui vivono i miei genitori e la mia famiglia, e vivono anche in quel periodo, io voglio ringraziare tutti coloro che guardano il mio video. Se vi piace, cliccate in alto col pollice in alto. E mettete il pollice verso l'alto e se voi avete piacere condividete il mio video, io ho piacere, sarete ricambiati, vi ringrazierò apertamente. Io voglio salutare i miei amici che comunque la maggior parte non sono italiani, ma per motivi di riservatezza non voglio rivelare la loro origine. Si tratta di amici soprattutto di Selene, di Alisea, di Sara, di Evelyn, di Catherine, nonché di Alexa e di Sara, che mi sono state molto vicine. E queste sono le ragazze. Sono stato molto amico anche di Ardit, anche se purtroppo di recente abbiamo chiuso i contatti. E Ardit praticamente era una persona che mi aiutava anche ad eseguire la routine quando abitava a Noare tra il novembre del 2020 e il aprile del 2022. Grazie Ardit, io vi saluto cordialmente, ho piacere di salutare anche infine il mio amico Zahir, che è parrucchiere, il mio amico Vadim, che è il mio tecnico informatico, e anche praticamente il mio amico Federico, che era un vicino di casa e amico con cui si frequentava mio papà, specialmente anni fa. Io voglio praticamente ringraziare infine tutti coloro che mi hanno aiutato e sostenuto in questi anni per la mia carriera. Per concludere, voglio riportare due serie di foto. La prima riguarda praticamente le attività che ha eseguito l'associazione di volontariato quando io vi appartenevo, che comprendono sia le riunioni al Circolo Baracca Burattini, sia la vendita di bonsai e la frequenza di alcune persone dell'associazione con cui avevo costituito un'amicizia purtroppo disciolta. Tra cui le persone più importanti sono state una ragazza di nome Elena,
una di nome Giulia e un ragazzo di nome Matteo. Nel secondo video voglio praticamente riportare alcuni momenti importanti della storia del mio passato, che parla praticamente nella seconda serie di foto. Voglio riportare alcuni avvenimenti del mio passato, che sono nato nel novembre del 76. Gli avvenimenti più importanti sono stati praticamente, beh, a parte la nascita, poi nell'80 il trasferimento nel grattacielo, l'inizio della frequenza alle elementari, alle medie e al corso dell'Istituto Professionale per il Commercio Luzzatti, il curriculum che ho fatto in chiesa tra gli anni 88 e gli anni 92, quando ho praticato niente meno che la tappa del mandato, e anche praticamente poi alcuni periodi ho avuto un periodo di crisi, ma dopo praticamente mi sono trasferito a Portogruaro. Già nel 2001 sono andato a abitare da solo e vi sono rimasto grosso modo fino a quando sono andato nuovamente a Portogruaro da mio papà nel 2007, fino al punto in cui praticamente sono potuto tornare a Noale nell'agosto del 2008, e poi ho altri traslochi. Poi comunque ho frequentato molte persone. Sono stato amico di molte persone, prevalentemente di non italiane, e io tra queste persone voglio salutare Valerie, che è stata particolarmente importante per me, salutare una ragazza di nome Sara e una di nome Aurora. E io voglio ricordare tra le persone con cui mi frequentavo, normale della nostra comuni, se voglio salutare Serena, voglio salutare Sabrina e voglio salutare Celia e Valentina. A proposito della storia che vi ho detto, il passato, sto anche scrivendo una biografia personale. Quando sarà possibile, io praticamente vorrei dedicare alcuni momenti a riassumervi qualcosa in maniera più approfondita, argomenti tagliati uno alla volta, ovviamente un argomento tagliato alla volta, su quei praticamente che sono stati centrali nella mia vita. E io sto scrivendo un libro, lo sto formattando, lo sto correggendo. Sono arrivato niente meno che nel termine del 2009. E sono già in seconda edizione di questo libro, e io non penso di penso che prima tolgo alcuni dati personali, alcuni dati privati a scopo di riservatezza, e io praticamente vorrei, penso che comunque in seguito lo inoltrerò anche da leggere a chi me lo chiede, previo un piccolo contributo.